Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovo video sulla serie Italian Rice, la serie in cui si coltiva il riso. Bene, oggi è arrivato il momento di andare a tagliare il riso, perché stando seguendo praticamente, diciamo, la logica, prima si taglia il mais da trinciato e poi il riso. Più o meno stando alla realtà dovrebbero essere passati più o meno 25-30 giorni, 20-30 giorni dal momento che avevo tagliato il mais da trinciato, anche un po' di più. Già vi posso dire una cosa: la velocità della mititrebbia è errata. Sì, le mititrebbie nel taglio del riso non fanno i 9 km orari, è impossibile, quasi. Dipende dalla tipologia, dalla varietà di riso che è stato seminato. Se è un riso che è di portamento tra virgolette basso, la velocità può anche essere di 10 km orari, ma se andiamo a prendere una varietà molto alta con un elevato, diciamo, elevata massa, diciamo così, quindi cosa intendo? Che ci sono molte piante seminate in 1 m². Diciamo che le velocità vanno dai 5 ai 3 ai 2,5, 2 km orari e mezzo. Quindi possiamo renderci conto un attimo della, come si potrebbe dire, la pesantezza della pianta. Diciamo un attimo così, non è proprio giusto, però la massa che ha una pianta di riso verso la trebbia, la macchina, l'apparecchio trebbiante è elevato. E perché innanzitutto bisogna dare alla mititrebbia il tempo di poter pulire la pianta dalle cariossidi, dividerle dalla paglia e dalle cariossidi, quindi dai semi, chiamiamoli semi così tutti potete capirlo, che non hanno prodotto nulla. E con questo potrei andarvi a parlare di molte cose, sulla produzione del riso, su un ettaro, diciamo. Però comunque adesso stiamo parlando della mietitura, della macchina proprio, della macchina mietitrebbia. Bisogna lasciare il tempo proprio alla mietitrice, come potrebbe essere chiamata, di mititrebbia di poter elaborare, diciamo, la pianta del riso. E in questo caso io potrei anche andare a 10 senza problemi, anche perché vabbè, sono sul gioco 8, 9, 10, qualche, e comunque potremmo dire che è tipo un riso basso, che potrebbe essere un, adesso fatemi venire in mente, perché ho in mente un riso alto, ma non un riso basso. Magari il sole o qualcosa del genere, che non sono troppo alti e sono abbastanza bassi. Adesso non mi viene più in mente la varietà, nuova varietà comunque. E comunque si riescono più o meno a tenere velocità attorno ai 6-7 di solito, lo stesso anche con una pianta ba bassa. Con le piante alte sono le varietà tipo il volano, che sono dei simil carnaroli, se non mi sbaglio. Sì, dovrebbero essere dei simil carnaroli, come il Sant'Andrea anche, che è abbastanza alto. Devo dire che tante aziende ancora preferiscono seminare il riso alto, con tanta paglia, ma non perché vanno ad adoperare la paglia imballandola, perché sono in pochi. Il problema della paglia del riso e della lolla, che è quello che rimane dopo aver essiccato il riso, è che è urticante sulla pelle di vacche o di
o di cavalli, nel caso venga usata come lettiera per i cavalli. Quindi di solito la paglia del riso non viene usata. Quindi di solito trinciapaglia, tutti oramai hanno la mititrebbia col trinciapaglia. Diciamo che la cosa di tenere la paglia del riso, ma porca miseria, ho il joystick che stracini i capricci, è più una tradizione, potremmo dire, per alcuni che hanno il trinciapaglia lo stesso, ma poi non la trinciano, la lasciano lì a far l'andana e poi la interrano. Ogni agricoltore, come dico sempre, ha la sua teoria, ha le sue idee e bisogna, diciamo, tra virgolette, rispettarle. Perché, vabbè, se per lui, diciamo, tenere la paglia del riso in andane, può portare più, diciamo così, come si potrebbe dire, ricambio? No, non ricambio, più concime, tra virgolette, perché comunque è materiale organico, ben venga. Parliamo dei problemi della paglia lunga. La paglia lunga, sono arrivato all'80, ecco. Mi dai suoni come sulle classi vere, le mititrebbie vere comunque. No, ma sull'operaio. La paglia lunga fa il terreno, comunque i microrganismi presenti all'interno del terreno fanno fatica a smaltirla, per dirvela proprio brutta così, no? Perché comunque, ritornando al discorso di prima, il riso ha una grande massa, proprio a livello di paglia. È una paglia forte che noi, andando ad arare l'anno dopo, cioè da settembre, no, scusatemi, la primavera del, mettiamo caso 2019, alla primavera del 2020, nel 2020 ci esce ancora la paglia dell'anno 2019. È appunto questo per il motivo che è una paglia molto forte, molto lunga dal punto di vista di fibre. Diciamo così, quindi è quasi legnosa per chi non conosce la pianta del riso. E di conseguenza, appunto, i microorganismi non, cioè, fanno molta fatica a elaborarla e renderla materiale organico, diciamo che sia subito disciolto, diciamo, nel terreno, che di solito poi quando è completamente, sì, aspettatemi, ok, quando è completamente compostata, tra virgolette, diciamola proprio così, resa, ho sbagliato, volevo chiuderla. Quando è stata resa completamente composta, appunto, dà tanto al terreno, rende tanto, però per far sì che si veda questo rendimento bisogna continuare a coltivare il riso per svariato tempo. Tornando al discorso trinciatura della paglia, difatti tutti, ora come ora, sto dicendo tutti, montano anche quelli che hanno ottenuto la mititrebbia vecchia. Che cavolo ne so, una vecchia Clayson o qualcosa del genere, tendono a montargli il trinciapaglia perché si nota veramente nel terreno che avere la paglia trinciata è una buona cosa. Poi, ovviamente, avendo la paglia lunga, tornando al discorso di paglia lunga, diciamo così, si hanno problemi tra virgolette nell'aratura, perché se l'aratro non è ben regolato e non riesci a far compensare bene tutto e a far lavorare molto bene l'aratro, rischi che andando ad arare, cosa che su farming non succede perché ero perdurato alla perfezione l'aratro, andando ad arare sulla prima o l'ultima o in mezzo all'aratro, diciamo così, nelle orecchie, chiamiamole così, nei vomeri, non riescono a rivoltare bene la paglia e di conseguenza rimane fuori.
o nella prima fetta o nell'ultima, o in mezzo. Di solito ne o nella prima o nell'ultima rimangono, potrebbero rimanere fuori, anche se l'aratro è regolato bene, però ancora di più se non si è riusciti a regolare l'aratro. Niente. Penso che il discorso paglia, che è una cosa diciamo importante per un risicoltore, può essere concluso. E niente, adesso parliamo un po' di farming. Ho avuto diciamo dei problemi, appunto come avevo già detto, con la trinciatura. Non vi dico cosa mi è successo nel mais, ho dovuto ritrinciare. Sì, ho dovuto ritrinciare tutto, cambiare salvataggio, tutto, vabbè, lasciamo stare. Ho fatto pochissimi soldi, ho fatto 15.000 euro. Sì, non li butto via, vabbè, ho usato la money perché per preparare tutto poi dovrò metterlo a posto, rimetterlo a 130.000 più o meno. Devo rimettere a posto tutto il salvataggio, tra virgolette. Però ora come ora lo tengo così. Nulla. Nulla. La mitraglia sta già facendo tante ore. Gli ho fatto fare qualche missione. Non so se ve l'ho detto negli scorsi video, ma ho già fatto qualche missioncina così quando non mi era ancora successo nulla, e la mititrebbia ha già fatto tante ore. Ma sì, la teniamo ancora per un po'. Non dico di arrivare a 10 ore, potrei anche farcela giocando off camera, però magari passiamo a una mititrebbia un po' più moderna, che sia fatta leggermente meglio per il riso. Cioè, più che altro nei sound. E magari alcuni di voi hanno già capito, però vediamo. Sono già al 50%, esatto. Vediamo. Devo fare una scelta. Questa qui sicuramente la tengo per tanto ancora, ragazzi. Adesso però devo vedere quanto far durare la serie, perché non lo so, sto pensando di fare i video solo con le parti più importanti della lavorazione di una risaia, diciamo. Cercare di trovare le attrezzature adeguate. Io cercherò di trovarle, perché con gli altri Farming Simulator ci sono sempre riuscito in qualche modo, tra una cosa e l'altra, siti, che cavolo ne so, brasiliani o comunque del Sud America, quindi in cui vanno anche loro, coltivano il riso, ho sempre trovato qualcosa per il riso. E nulla. Vedrò un attimo, anche magari di cercare di capire un attimo come sistemare degli script, per una cosa, perché voglio cercare di poter seminare in acqua con il girello, lo spanniconcime, da me viene chiamato girello. Per far questo c'è un trucchetto che non so ancora, però cercherò un attimo di capire, farmi aiutare da qualcuno che lo sappia fare, e niente, vediamo. Comunque cercherò di cercare di eh sì, buonanotte. Cercherò di andare a seminare il riso come dovrebbe essere seminato veramente. Dopotutto, quelli, i ragazzi del TDA, hanno creato questa, chiamiamola texture, del riso, che se ci fate caso, chiamo confronto il grano, no cos'è? Soia, avena, qualche che è di lì. No, è avena quello. Possiamo notare che il riso, texture degli steli del riso che sono rimasti qui per terra, diciamo così, delle radici, sono molto larghi fra di loro, tra una pianta e l'altra. Questo perché teoricamente è come se fosse stato seminato il riso in acqua. Quando il riso è seminato in acqua, la distanza è più o meno di fra una fila e l'altra.
più o meno di più o meno 20 centimetri, 15, dipende dall'assone che si ha. E questo perché seminandolo a spaglio, come se fosse un prato o del concime, proprio per farvelo rendere proprio brutale così, diciamo che sulla fila ci sono tanti semi, solo sulla fila, quindi c'è molto più massa sulla fila che sulla vicina, nella vicinanza, diciamo così. Quindi si evita di tenerle vicine perché sennò si avrebbe troppa intensità di coltura, diciamo così. Ecco, ho trovato la parola, troppa intensità di coltura che ovviamente si andrebbe a far fatica a tagliare, che comunque il riso ha una resa di solito molto alta. Adesso le rese non me le ricordo più perché quest'anno non diciamo che sì, sono andato a vedere che tagliavano il riso, ma per un breve periodo, cavolo che precisione che ho avuto. Quindi anche se mi hanno detto le rese non me le ricordo, mi spiace. E le andrò a cercare, magari le metto qui sopra impressione sullo schermo, vedrò. Ma mi pare che di solito siano attorno ai, non voglio dirmi una stupidaggine, ma più o meno i, porca miseria, avete visto il 1000 con i cingoli, 4 quintali ettaro, non mi ricordo, sì, boh, di 6 mi sembra, non mi ricordo più. Quindi diciamo che non è male. Fa tanta produzione, soltanto il fatto che un ettaro è un bel pezzettino. Diciamo che dovrebbe essere giusta, in teoria, non mi ricordo più, quindi l'ho sparata tra virgolette a caso perché non mi ricordo. Porca vacca. Ok, questo qui non l'avete visto perché non ho caricato il video dove disco il pioppo, il pioppetto di là. Ma ho comprato il 65-66. Forse non l'avete visto quello pregiato, forse. Sì, l'avete visto lì. Potrei ringraziare i modder che hanno fatto questo bumper. L'ho svuotato completamente. No, 41. Aspettate. Perché era proprio la cosa che stavo aspettando da tempo. Adesso non mi ricordo più chi è che l'ha fatto, ma complimenti, cioè sono stati anche bravi a farlo, perché le misure sono giuste, misure classiche che si hanno, no, ecco, per questi rimorchietti qui. Comunque ragazzi, io direi che per questo video qui è tutto, lo divido in due parti se non mi dura troppo. Niente, lasciate un bel like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, fate quel che volete, diciamo così, e nulla. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao!